L'OSCE è una grande organizzazione internazionale e vorrei spiegare quanto è grande. È un'organizzazione nella quale convergono 57 paesi del mondo, non solo europei, e il tema sul quale l'OSCE appunta nel suo principale interesse è quello dell'economia, della sicurezza e dell'ambiente. Come mai l'anticorruzione e la corruzione sono entrati nei programmi e la lotta alla corruzione sono entrati nei programmi dell'OSCE? È facile spiegarlo. Tutto ciò che richiede, presuppone e ricicla denaro sporco può legarsi ai fenomeni della sicurezza nazionale ed internazionale, perché il denaro sporco è un fiume che attraversa i paesi e può essere utilizzato per attività di finanziamento del terrorismo, traffico d'armi, eccetera. Dunque è evidente che anche la corruzione contribuisce a creare questo fiume di denaro nero che attraversa i paesi. Da qui si spiega anche bene il carattere internazionale dell'OSCE. Frenare questo fiume richiede l'energia di tutti i paesi messi insieme. Ecco perché questo ruolo che mi è stato affidato di rappresentante della presidenza italiana di quest'anno dell'OSCE per la lotta alla corruzione ritengo che rivesta un'importanza sotto diversi profili fondamentale. Il primo è che all'Italia si dà un riconoscimento straordinario di essere un paese che ha condotto e continua a condurre la lotta alla corruzione con estrema forza e con estrema rappresentatività. Oggi questo riconoscimento ci viene dato anche in sede internazionale. Secondo, perché ci colloca in un circuito di paesi nei quali la lotta alla corruzione sta avendo uno sviluppo straordinario, paesi nei quali è la società civile che chiede ai governi di cambiare e i governi cambiano in funzione delle richieste del cittadino, dunque la partecipazione è la base sociale. Terzo, la cultura. Il fatto che la LUIS ospiti un convegno di questo tipo è molto importante, perché noi abbiamo un progetto legalità che tutti i nostri studenti conoscono, che è il progetto che rende i nostri studenti o alcuni di essi tutor di legalità nelle varie scuole in giro per l'Italia. E credo che formare gli italiani, i cittadini italiani, fin da ragazzi, fin da bambini, alla cultura della legalità sia qualcosa di estremamente importante per un'università come la LUIS.